siamo riusciti in 10 anni a ridurre il 29% delle emissioni di CO2, il 23% dell'utilizzo di acqua nei nostri prodotti e avendo anche quello che è un discorso di risparmio sui costi di produzione del terreno. Questo è un altro, cercheremo sempre di più di spingere questi obiettivi, tanto è vero che la vita poi se non solo per questa filiera del grano duro, ma anche per quanto riguarda le altre filiere, dal pomodoro al basilico, al cacao, di essere sempre più sostenibili, sempre più attenti a quelli che sono i consumi delle risorse del pianeta. Questa è una fotografia del mulino di Parma. Come vedete è un mulino che macina circa 7.000 tonnellate alla settimana, quindi arrivano dalle 270-300 camion a settimana. Faccio una panoramica anche più veloce su quelle che sono le aree di produzione del grano duro. Vedete ci sono tutto verde, io vedo pochi colori purtroppo, tutto verde, ci sono delle macchioline rosse. Le aree di produzione sono esattamente queste qui, quelle che vi dicevo, il Desert Duro, tra l'Arizona e il Messico, e sono le aree di produzione della stessa latitudine anche del Nord Africa. Poi abbiamo l'Europa. Qui vedete anche un calendario con quelli che sono i periodi di semina a seconda delle zone, i periodi di raccolta. Poi abbiamo i Northern Plains che sono gli Stati Uniti del Nord e il Canada del Sud e l'Australia, che è l'ultima regione dove appunto a novembre-dicembre si avrà il raccolto. Quindi vedete che rispetto a un mercato del grano duro fatto, credo di non ricordare male, di 700 milioni di tonnellate di grano di frumento, noi abbiamo appena un 35-37 milioni di tonnellate a livello mondo di produzione di grano duro. Quindi capite bene che si tratta forse del 5-4-5%. Quindi il grano duro a livello mondiale rispetto al grano tenero vale 4-5% della produzione mondiale, quindi veramente è una produzione di nicchia, e quando le produzioni sono di nicchia costano anche rispetto al tenero, e ovviamente però sono comunque legate a delle fluttuazioni di mercato. Queste sono le produzioni, sono un po' dati nostri, quelli di BBC, per il 2018, metto anche le freccette, abbiamo già delle situazioni consolidate, per quanto riguarda l'Europa 8 milioni e mezzo di produzione, il Canada, quelli più restrittive sono 5 milioni, ma c'è chi parla anche di qualcosa in più, e quindi gli Stati Uniti 2 milioni, tra l'altro sono delle produzioni di ottima qualità, quest'anno rispetto all'anno scorso molto importante per quanto riguarda soprattutto i proteini. Il Messico fa il suo poi calo di 1,5 milioni, insomma vedete, ecco, ha prodotto molto bene il Nord Africa di solito è un paese importatore, e infatti vediamo qui, vi segno anche quelli che sono i flussi per quanto riguarda paesi esportatori e paesi importatori. Quindi come sapete il Canada, vedete queste freccette sono i flussi dal punto di partenza, d'origine del grano, che dove di solito vanno nel momento in cui hanno soddisfatto il fabbisogno interno. Quindi il Canada, gli Stati Uniti, il Messico hanno come paesi di importazione soprattutto i paesi del Nord Africa, dell'Europa, dell'Italia in particolare, perché ovviamente, come si diceva, siamo deficitari per quanto riguarda la produzione di grano duro di qualità. Perché se dovessimo utilizzare i 4 milioni e 7, forse saremmo anche autosufficienti, ma purtroppo sapete che adesso le proteine medie del raccolto 2008 è 13,4, però se andate a guardare i dati CREA su quella che è la
nazionale, arriviamo difficilmente intorno al 13. Questo perché ci sono aree del paese dove il grano duro viene messo, difficilmente arrivano a 10,5-11 proteine per barilla, assolutamente inutilizzabile per la fase prima per barilla, voglio dire per tutti i fruttori passi inutilizzabile per fare della pasta di qualità, che è quella che facciamo in Italia, e invece situazioni che sono notevolmente cambiate al nord. Io è da qualche anno che mi occupo di acquisto di grano duro, sono una trentina d'anni invece che sono in barilla, in Barigoli, prima proprio come tecnologo della pasta, poi man mano sono passato ai mulini e oggi mi occupo, sono con il salmone, mi salito un po' il flusso e mi occupo di acquisto di grano duro. Quindi so l'importanza di che cosa acquisto per poi avere una pasta di qualità. E devo dire che al nord avete visto, l'anno scorso ero al 20% di grano estero e l'80% di acquisto di grano d'Italia. Ero quasi, l'anno prima era addirittura al 100% di grano italiano, poi il decreto di etichettatura ha fatto sì che mettessimo in etichetta anche del grano europeo e extraeuropeo, perché non sempre si può garantire, magari è anche una questione di climatica, no? Di rischio climatico, perché se c'è un disastro, un'annata disastrosa di grano duro italiano, necessariamente per i volumi che avete visto, noi abbiamo bisogno di materia prima, quindi andarci a legare e dire abbiamo potuto fare dei volumi di poliello, certamente, sono circa 400.000 tonnellate al boiello ed è un volume che certamente si può garantire anche attraverso la diversificazione, perché il grano aureo lo riusciamo a stoccare e conservare anche come riporto, lo riusciamo a coltivare e spingerlo addirittura lo metto a Parma dopo le orticole, quindi siamo riusciti comunque all'interno del territorio nazionale a diversificare le aree geografiche e gestendo gli stock, quindi i magazzini. Abbiamo la possibilità attraverso anche le rifrigerazioni di conservare il grano. Questo è possibile per questi materiali, i volumi totali della barilla è praticamente impossibile poterci legare esclusivamente al grano nazionale. Del grano nazionale è di qualità, perché l'integrazione che vi dicevo l'anno scorso e due anni fa è perché effettivamente abbiamo avuto le due ultime annate dal punto di vista della qualità eccezionale, con punte che arrivavano nel comprensorio di Parma. In consiglio di grano a 16, 82, 83 di peso, 16 in proteine. Quindi noi siamo andati in over standard, questo ovviamente non è stato, non è andato a inficiare quelli che erano i prezzi dei prodotti, in over standard proprio perché avevamo abbondanza di proteine. Quest'anno devo dire che, in particolare anche qui al nord, non è stato così disastroso per quanto riguarda le proteine, ma abbiamo avuto comunque dei problemi qualitativi legati al peso specifico un po' basso in alcune aree, come diceva anche per quanto riguarda la pasta. Io ho messo qui un elemento positivo alla pasta contaminazione in opera, perché veramente, come ha fatto vedere anche il professor Luigi, ci sono delle piccole punte della Lombardia dove abbiamo avuto qualche caso di partite che ovviamente non abbiamo acquistato perché noi facciamo i controlli preventivamente, con delle punte che erano per i nostri standard, che sono più restrittivi di quelli dei limiti di legge, non acquistabili. Però abbiamo avuto il problema della curvatura, e il problema della curvatura è un fatto soprattutto estetico, perché nel momento in cui la macinazione non riesce a togliere quei punti neri all'interno del solco profondo della periostite, quei punti neri si trovano sulla semola e poi si ritrovano sulla pasta, più o meno grandi. È ovviamente un difetto estetico che per i nostri standard di prodotto non è accettabile. E quindi il tema della curvatura è uno dei termini che, al di là dell'aspetto economico, perché un aumento degli scarti, le selezionatrici ottiche scartano di più, quindi abbassano la resa del mulino, è difficile poi andare a plastificare laddove è molto presente. Ho preparato giusto tre slide per dire, e per cercare di convincervi
io vedo gli organi stampa, il Foro della Grana, anche l'ultimo numero, dicono tutti che il grano duro tagliano le sedi del grano duro, questo conviene fare il grano tenero, e io oggi è una delle occasioni, ma sono settimane che sono in giro sul territorio per cercare di invece far capire che laddove c'è molto, come dire, suggerimenti a non mettere il grano duro, forse è il momento di mettere il grano duro. Non bisogna guardare quello che è successo con l'ultima stagione, certamente brillante, ma bisogna capire quali sono i poi fondamentali che regolano il mercato e regolano anche quelle che sono le fluttuazioni dei prezzi. Vi faccio vedere questa slide che era parte dal 2010 fino al 2018, e vi faccio vedere semplicemente questi istogrammi, quelli che sono, che riguardano credo sia giallo, il consumo, la produzione, il consumo e gli stock finali. Come vedete sono per tre anni, 2016-2017, l'annata scorsa e anche quest'annata, sopra la media degli anni precedenti. Soprattutto guardate questo istogramma arancione, dove gli stock mondiali sono molto alti. Vedete? Siamo 15 milioni e intorno ai 15 milioni. Questo perché ovviamente c'è il Canada che ha prodotto molto l'anno scorso e quest'anno, quindi ha esportato poco per varie situazioni. E quindi comunque con questi fondamentali, produzioni alte, consumi stabili, questo a livello mondiale, consumi purtroppo in Italia, consumi di pasta invece sono in calo, e con una situazione di scorte così alte, inevitabilmente il gioco della domanda e dell'offerta, i prezzi sono depressi. Però vi faccio vedere anche questi due grafici. Questo primo è riferito al prezzo Matif francese, la linea rossa è il tenero, la linea blu è il prezzo del grano duro, quindi lo spread che si applica al Matif sul tenero, e vedete che comunque il grano duro è sempre più alto del grano tenero. Però nella prossima slide, che è quella che riguarda il mercato di Bologna, vedete la cosa interessante, quindi la guardiamo insieme. Questo è il mercato di Bologna dal 2000 al 2018. Vedete che laddove la curva tocca quella del tenero e quelle del duro si toccano, quelle del duro dopo rimbalza, quelle del duro è sempre quella superiore, qui si vede forse male, però laddove qua è indicato sono quelli i rimbalzi, che vedete le frecce rosse sono quando appunto si assottiglia lo spread tra il tenero e il duro, e poi l'effetto molla che si ha, a parte questo picco straordinario del 2006 600 euro, non credo che vedremo a questi livelli di prezzi, però c'è sempre stato intorno un effetto molla, per cui siamo nella stessa condizione, dove ormai i prezzi sono abbastanza vicini tra l'interno e il duro, e solo dal punto di vista statistico si può pensare che lo stesso effetto molla. Non è facile dire quando, se proprio nella prossima annata, ma certamente con la prossima annata si vede un ciclo segnato un altro. Abbiamo avuto un ultimo ciclo che anziché essere di 3 anni è stato forse di 5 anni, e qui se ne apre un altro dove ovviamente lo scenario è più imprevedibile, ma è pur vero che l'intenzione di Serina, al di là appunto dei miei consigli, spero di essere convincente, soprattutto per quello che è la mia area del nord, però non sempre, non so se sarò così convincente, ma le intenzioni di Serina sono queste qui, ma al nord meno 15%, al centro meno 20, meno 10% al sud. Insomma, il calo Italia, Europa, un forte calo, Canada, USA e Nord Africa invece una situazione stabile, anche di Gaza, invece per quanto riguarda Kazakistan e Australia. Il dato ovviamente non è disponibile perché le metodo di semina sono molto